L'esistenza della pittura è una mostra che raccoglie i 13 pittori italiani, a mio avviso, più importanti. Uno purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, Riccardo Licata, ma gli altri 12, per fortuna, sono ancora viventi e sono ancora attonici nel loro lavoro di difesa strenua di questo straordinario mestiere che è appunto la pittura. Ho inteso riunire quelli che rappresentano un vessillo italiano nel mondo, quelli che ancora seguono gli ordini tramandati loro da Cimabue, Giotto, Masaccio, Masolino, Piero della Francesca, fino ai grandi, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio. 12 pittori, insieme appunto al già ricordato Riccardo Licata, che ci fanno sentire orgogliosi di essere italiani nel mondo. Siamo nella prima delle tre sezioni nelle quali è composta questa mostra, La resistenza alla pittura, appunto. Riunisce autori differenti tra loro per genere, linguaggio, provenienza, esperienza figurativa o di altro tipo, però con un unico denominatore, la pittura appunto. Cominciamo con questo straordinario autoritratto di Ennio Calabria, un pittore che negli anni 60 ebbe gloria e successi finché Renato Guttuso non lo avversò e da quel momento lì cominciò una sorta di oblio per quello che rimane uno dei più grandi pittori italiani del secondo Novecento. Accanto, ma proprio non vicino alle due opere di Ennio Calabria, quelle di Marcello Scufi, il pittore del silenzio, un pittore toscano innamorato di Giotto e di Carrà. In queste due opere che raccontano i suoi due temi prediletti, ovvero il treno, simbolo del viaggio, simbolo del ricordo, della malinconia, e la marina, quella marina versiliese, Viareggio, che accolse le spoglie mortali di Percy Bysshe Shelley e dove ancora la poesia, l'arte e la bellezza, l'estate e l'inverno trionfano. Vicino a Marcello Scufi, altro pittore del silenzio, di un realismo magico quale quello di Giuseppe Modica, appunto, l'autore di questi due dipinti, maestro siciliano, considerato insieme a Piero Guccione il più grande pittore siciliano degli ultimi 50 anni, che è inserito in questa mostra e non potrebbe essere differentemente come pittore vicino alla metafisica, ma anche come pittore, come maestro, come caposcuola di quel realismo magico che nasce in Italia negli anni 20 e prosegue oggi con questo straordinario interprete. Vicino a Giuseppe Modica, un altro grande protagonista della pittura italiana contemporanea, Giorgio Tonelli, bolognese. Cresce vicino a Gianfranco Ferroni, questo straordinario maestro del realismo esistenziale, e diventa piano piano uno dei vertici, Tonelli appunto, della pittura italiana. Due opere delle quali noi potremmo raccontare davvero un altro mondo, quell'altro mondo che nasce dalla città ideale da cui Tonelli trae spunto, città ideale dipinta alla fine del 400 e che rivive in questi quadri che ci ricordano opera, ma ci ricordano Giorgio De Chirico, ci ricordano soprattutto una metafisica urbana che oggi noi sentiamo tanto attuali. Tonelli dipinge 4-5 opere l'anno. Vedendo questi straordinari dipinti capiamo anche il perché. La sezione si chiude con l'opera di Claudio Bonichi, nipote di Scipione, pittore amato da quell'Antonio López García che è considerato universalmente ormai il più grande pittore al mondo vivente. Bonichi ci racconta attraverso due composizioni dipinte in punte di pennello, come è suo stile, qualcosa che appartiene al mondo dell'invisibile, all'altrove, a qualcosa che è stato e sul punto di essere. Un pittore, Bonichi, che ha rappresentato l'Italia in mostre non soltanto in Spagna, come abbiamo detto citando López García, in Inghilterra, in America. Un pittore che ci fa sentire quella parte di vuoto in realtà piena di tanti sentimenti, piena di tante cose, piena soprattutto di ricordi. La seconda sezione della mostra, dedicata alla resistenza e alla pittura, si inaugura con le opere di Vincenzo Balsamo. Pittore che fa della sua astrazione lirica, che riprende quella astrazione lirica teorizzata nel 1947 da Mathieu, un punto di forza. Balsamo è, come ho sempre detto, insieme a Licata, l'astrattista più importante, più significativo che abbiamo avuto nell'Italia degli ultimi 30 anni. In queste due composizioni certamente offre il meglio di sé e ci sporta in un mondo il suo davvero pieno di fermenti, di fremiti, di inquietudini esistenziali, come se ogni suo quadro fosse un autoritratto interiore, un labirinto di sensazioni, ricordi e, come ho detto prima, trepidazioni. Vicino a Balsamo le opere di Armodio. Sgarbi l'ha definito il Morandi del 2000, Robert Hughes, il grande storico dell'arte americano, il pittore senza errori, riprendendo la definizione celebre che Giorgio Vasari dette di Andrea del Sarto. Armodio davvero è il pittore metafisico per eccellenza, il pictor optimus che il mondo intero ci invidia. È stato protagonista recentemente di una straordinaria mostra a Milano, al Chiosso del Bramante a Roma, a Palazzo Reale a Palermo.
file di visitatori provenienti da ogni latitudine ad ammirare quello che è considerato non soltanto l'erede di Giorgio Morandi, ma l'erede di un 400 italiano che ancora nell'opera eccellentissima Aristocratica d'Armodio insiste in tutte le latitudini del mondo. Vicino, ma a sé stante, come era doveroso nei confronti di un maestro che ci ha lasciato da poco, quale Riccardo Licata, le opere di questo straordinario pittore nato a Torino, che ha vissuto tra Parigi e Venezia, a Parigi dove fu addirittura allievo di assistente di Gino Severini, neanche allievo, e Venezia, quella Venezia che ha amato e da cui è nata un po' quella sorta di alfabeto musicale, perché questo sono le opere di Riccardo Licata, che sono diventate un po' il suo emblema, la sua cifra di riconoscibilità nel mondo tutto. È una grave assenza la morte di Licata, un artista che fino all'ultimo ha dimostrato di poter dire qualcosa e di aggiungere quel qualcosa di cui la pittura oggi manca. Balsamo, un astrattista, Armodio, un surrealista, forse un pittore metafisico, Licata un altro astrattista, ora l'informale di Alfonso Borghi. Borghi, a mio avviso, è davvero il principe della pittura informale in Italia, almeno quella degli ultimi 20 anni. Lo dimostrerà tra poco una grande mostra a Genova e subito dopo a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, quel Palazzo Medici che ospitò Lorenzo il Magnifico. In queste due opere che appartengono alla stagione più alta, quell'ultima di Borghi, davvero il senso più alto della sua pittura informale, una pittura che nasce dal testimoniare quello che è dentro l'uomo, quello che scorre nelle viscere, non inteso in quanto a sangue, ma passioni, inquietudini, paure per quella che è la nostra contemporaneità e presagi invece per quello che possa essere nel futuro. Vicino a Borghi, altro pittore informale, vicino però a un certo realismo figurativo che ci richiama Constable, Turner, pittori che Antonio Pedretti nella fattispecie ha profondamente amato. Non poteva mancare in una mostra intitolata La resistenza e la pittura Antonio Pedretti. Ne scrisse Renato Guttuso negli anni 70. Ancora oggi è un pittore, lo dimostrano le mostre in Brasile e in ogni altra parte del mondo, che davvero rappresenta la pittura per come la pittura io l'ho sempre considerata. Nella terza e ultima sezione della mostra, La resistenza alla pittura, tengo a ribadire questo concetto, la resistenza alla pittura, perché questi 12, tra virgolette, apostoli hanno resistito contro il cattivo gusto, contro le mode che volevano estintori, gomme di tiro usate spacciati per opere d'arte. Loro no, contro il mercato, contro le mode, contro tutto quello che portava a dimenticarli, hanno proseguito nel loro antico e aristocratico mestiere. Ecco, in quest'ultima sezione della mostra, la terza appunto, le opere di Antonio Possenti, il pittore fantastico. Un tempo la rivista Arte dedicò la copertina e scrisse Possenti il più amato dagli italiani. È probabilmente davvero uno dei pittori più amati, nel senso che il collezionismo lo ha sempre premiato con grandi successi, ma anche la critica. Cominciò Buzzati a scriverne e a definirlo uno dei maggiori pittori fantastici degli ultimi 40 anni, ed erano il 1970. Ancora oggi Possenti è un baluardo di quella pittura fantastica, ma soprattutto della pittura che ci onora. Un pittore ancora tutto da scoprire, un pittore spesso oggetto di fraintendimenti equivoci, in realtà un pittore che ha fatto appunto della pittura un impegno di vita, uno strenuo difensore di ordini e valori antichi di quello che la pittura dovrebbe sempre essere. E accanto a Antonio Possenti un altro toscano, fiorentino, Luca Linari, due biennali di Venezia e una quadriennale di Roma. Che dire di un pittore che già nei libri di storia dell'arte, accanto nel libro della quadriennale di Roma, niente meno che a Balthus. Un pittore che è stato presentato nel 1998 dal premio Nobel José Saramago, affascinato dal suo mondo fantastico, popolato da uccellini. Ma in questo caso vediamo anche un dipinto, quello delle due figure, che racconta la Siena trecentesca dei primi 50 anni, la Siena di Duccio di Buoninsegna, di Simone Martini, di Ambrogio e Pietro Lorenzetti, quella Siena alla quale Luca Linari deve e ogni volta concede il proprio tributo. Chiude la terza sezione quello che è forse il pittore più conosciuto al mondo, caposcuola della transavanguardia italiana, maestro che ha avuto l'onore di esporre al MoMA a New York e in altri straordinari musei del mondo, Sandro Chia, toscano come Alinari e come Possenti, toscano come Marcello Scuffi. Chia, perché Chia e non Paladino, perché Chia e non De Maria, perché Chia e non gli altri due
artefici di questa stagione, perché chi rappresenta nelle sue opere, così come lo ha fatto dal 1980, anzi dal 79, da quando Achille Bonitoliva in un celebre articolo su Flash Art lanciò questa stagione, qualcosa che ci riporta al Sironi, alla pittura italiana degli anni 20 e 30, al Novecento di Margherita Sarfatti, al Novecento di Rosà, al Novecento di Carrà, a un'Italia che ancora nel mondo, per fortuna, è conosciuta per i suoi valori pittorici, che non sono quelli di altre cose oggi promulgate invece come testimonianza di un'arte italiana che arte italiana a mio avviso non è. E allora, per concludere, penso a Dostoevskij, alle pagine dell'Idiota riscritte a Firenze. In quelle pagine Dostoevskij aggiunse: «La bellezza salverà il mondo», era un ottimista. «Spetta infatti al mondo salvare la bellezza. I pittori, questi pittori, vi concorrono con la propria opera da tempo».